Buongiorno, care compagne e cari compagni di cammino. Questo è il libro Chi ha paura della morte di Richard Simonetti. Siamo al capitolo Perché muoiono i fiori. Non c'è posto per il caso nell'esistenza umana. Dio non è un giocatore di dadi che distribuisce gioia e tristezza, felicità e infelicità, salute e infermità, vita e morte in modo aleatorio, casuale. Esistono leggi istituite dal Creatore che disciplinano l'evoluzione delle sue creature, offrendo loro esperienze compatibili con le loro necessità. Una di esse è la reincarnazione, che stabilisce che dobbiamo vivere molteplici esistenze nella carne come alunni internati in un collegio periodicamente per uno specifico apprendistato. La conoscenza del processo di reincarnazione ci permette di svelare gli intricati problemi del destino. Dio sa quello che fa quando qualcuno ritorna alla spiritualità in piena fioritura dell'infanzia. Ci sono suicidi che reincarnano per una breve giornata. La loro frustrazione, dopo lunghi e travagliati preparativi per l'immersione nella carne, la loro frustrazione li aiuterà a valorizzare l'esistenza umana e a superare la tendenza a fuggire dai loro problemi con l'auto-annichilamento. Allo stesso tempo, il contatto con la materia rappresenterà un benefico trattamento per i dissensi perispirituali provocati dal folle gesto. I bambini portatori di gravi problemi congeniti, che culminano nella disincarnazione, si inquadrano in questa condizione. Potranno, se opportuno, reincarnare di nuovo nella stessa famiglia, trascorso un certo periodo, in condizioni di salute migliori e con una grande disponibilità per affrontare le situazioni difficili della terra. Non di rado, il figlio che nasce dopo la morte di un fratello rivela un identico tipo di comportamento con le stesse reazioni e tendenze. È preciso al fratello che è morto, commentano i familiari. No, non è uguale, è proprio lui di ritorno per il nuovo apprendistato. Ci sono tuttavia spiriti evoluti che si reincarnano con il proposito di risvegliare impulsi di spiritualità in vecchi affezionati. Sì, i vecchi affezionati sono spiriti cui sono affezionati anche nel piano spirituale, nella vita spirituale. Quindi reincarnano con il proposito di risvegliare impulsi di spiritualità in vecchi affezionati che saranno poi loro padri e fratelli, aiutandoli a superare l'immediatezza della vita terrena. Si presentano come creature adorabili di fronte alla loro posizione evolutiva, estremamente simpatici, intelligenti e affettuosi. I genitori versano loro un affetto infinito, considerandoli il loro principale motivo di vita. La loro disincarnazione li lascia perplessi, traumatizzati. Tuttavia, nella misura in cui emergono dalla prostrazione e dalla disperazione, questi genitori sperimentano un benedetto disincanto dalle futilità umane,
e avvertono il risvegliarsi di una insospettata vocazione per la religiosità, in cui sono stimolati dai propri figli, i quali, invisibili al loro sguardo, parlano loro nel profondo del cuore, in sintonia con la loro nostalgia. Coloro che si disperano sul feretro di un fanciullo molto amato comprenderanno un giorno che la separazione di oggi fa parte di un programma di maturazione spirituale che permetterà loro una unione più intima, una felicità più profonda e duratura nel glorioso rincontro che ineluttabilmente avverrà. Sì, ci ritroveremo. Tutti noi facciamo parte di una famiglia spirituale più o meno grande, che non sempre corrisponde totalmente alla famiglia carnale. Siamo e sono spiriti che condividono pensieri, atteggiamenti, vibrazioni, intenzioni. Questo essere simili li pone, e affetti, li pone nella stessa famiglia spirituale. Cari compagni, con questo vi lascio con un grande abbraccio, vi ringrazio della vostra pazienza e nel prossimo capitolo parleremo di aborto. Ciao.